Ciao a tutti, benvenuti e bentornati al mio canale. Oggi sono qui per mostrarvi un libro per ogni lettera del mio nome. Io mi chiamo Martina e ho qui sette libri da mostrarvi. Allora, il primo che vi mostro è Melissa e il popolo Geldi di Fabio Suraci. E dietro c'è scritto: erano tutti in silenzio ad ascoltare le parole del loro capovillaggio. Cosa vuol dire che si viene colpiti dalla magia? Domandò Melissa. Poi aggiunse: intendi forse che esce un fulmine dal tunnel o qualcosa di simile? Comunque questo ed è il primo di una serie, comunque di una trilogia, ed è autopubblicato. Poi colà ho qui Annoiate mai di Giada Boldrini e Serena Galassi, Due mamme per tre figli, questo qui, edito Love, e dietro c'è scritto: Due mamme e tre figli, racconto di una famiglia omogenitoriale di oggi con mezzo milione di follower sui social. E davanti c'è scritto: le famiglie sono tante, l'amore è solo, è uno solo. Comunque questo. Poi con la R ho qui Revenant di Bella Richmond, edito dalla casa editrice IDEA, e qui c'è scritto: una città, due mondi, un corpo, due anime, una vendetta consumata sul filo che divide il thriller dall'horror. Lui. Poi con la T ho qui Tsunami di Marco Romani. E dietro c'è scritto: senza più punti di riferimento siamo tutti alla deriva. Abbiamo messo in dubbio persino la vita e nessuno riesce più a trovare qualcosa a cui aggrapparsi. Siamo diventati la nostra stessa fine del mondo. Edito dalla casa editrice del Rai. Poi ho qui con la I ho Inventare i libri di Alessandro Barbero, L'avventura di Filippo e Luca Antonio Giunti, i pionieri dell'editoria moderna. Comunque questo qui. E dietro c'è scritto: la fusione dei caratteri mobili, la scelta dei primi bestseller, la creazione di una vasta rete commerciale per diffondere i libri, l'invenzione di un nuovo mercato fatto di carta e di idee, attraverso l'avventura editoriale dei fratelli Giunti, Alessandro Barbero ci accompagna in un appassionante viaggio nel mondo in cui nascono i libri co come ancora oggi li leggiamo. Comunque questo. Poi, con gli ultimi due sono con la N, Numbers di Azzurra Pasquali. Qua c'è scritto: sì, vite che stanno per cambiare per sempre tra città sconvolte dalle guerre climatiche e paesi dove il pregiudizio contro il diverso regna sovrano. In un mondo in cui, no, in un mondo in ricostruzione, sei estranei dai destini intrecciati saranno obbligati a fare fronte comune per sopravvivere. E per ogni capitolo è fatto così. Un capitolo e l'altro, e all'inizio è fatto così. Poi, come ultimo, con no, meno, non ha meno importanza degli altri, con la Artea di Camelot di Cecilia Randal. Edito dalla Giunti, nessuno ha mai estratto la spada dalla roccia fino ad ora. In pratica è un retelling, tra virgolette, di Re Artù, dovrebbe essere. Comunque questo. E qui c'è scritto: per Artia, 16 anni, il futuro sembra già scritto. Il matrimonio con un vecchio compagno d'armi dello zio per forzare l'alleanza tra i due feudi. Ma Artia non ci sta e rivendica il diritto di vivere libera. Si scontrerà contro forze antiche che vorrebbero usarla per conquistare il trono, dire
di Re Uther Pendragon tra cavalieri, maghi, traditori e giochi di potere. Davanti alla misteriosa spada piantata nella roccia, Artia dovrà combattere e decidere chi è davvero. La sua risposta cambierà il destino della Britannia. Comunque, questo qui. Con questo concludo il video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo.